siamo a 8:30. Il salottino di Lilli Gruber. La puntata in onda sulla 7 è quella di venerdì 3 marzo. Ospite in studio ecco Massimo Giannini, direttore della stampa sempre più marcatamente a sinistra. E a 8:30 si parla di Elie Schlein, la donna che ha scalato il PD. Ma sulla segretaria, Giannini, mostra di nutrire qualche dubbio. Tu cosa pensi? Intanto è importante che la Schlein e Bonaccini abbiano avuto un incontro e vogliono andare avanti uniti. Ma riuscirà la Schlein a costruire il centro-sinistra o è troppo di sinistra e perderà un pezzetto che guarda al centro? Chiede Lilli Gruber. E Giannini, sull'apparente accordo con Bonaccini. Ci mancherebbe. Se avessero iniziato a litigare sarebbe stato un segnale devastante. Ora diamole tempo. Io sono convinto che Schlein abbia due caratteristiche che la rendono nuova e interessante da un punto di vista elettorale. È donna ed è giovane. Se pensiamo a quel che è successo dalla vittoria della Meloni in poi, questo qualcosa ci dice sulla situazione in Italia. Dunque, ecco che Giannini esprime i suoi dubbi e le sue critiche alla segretaria Dem. Ma di cosa ha bisogno Elie Schlein? Le manca un po' di competenza. Anzi direi abbastanza. Le manca, sottolinea picchiando duro. È ferrata nelle sue materie. Diritti civili e ambiente. Su tutto il mondo dell'economia. Su tutta la componente istituzionale è tutto da costruire. Deve essere molto umile e dotarsi di un apparato che le permetta di accrescere il livello di competenza. E deve essere intelligente. Deve fare un'operazione inclusiva. Evitando di rinchiudere il PD nella sinistra-sinistra. Per ora, però, se riconquista i voti persi a sinistra, fa una grande operazione.